Ancora prima di Caserta città, ancora prima della Reggia Vanvitelliana, Casa Irta, l'antico centro medievale fondato sui monti di Fatini. Una splendida cittadina che ancora conserva le sue peculiarità di origini medievali, dal castello alla cattedrale. Per la rubrica Ti ci porto io, ne parla Arianna De Gregorio. Visita la città di Caserta è fatalmente attratto dalla maestosità della Reggia Vanvitelliana. Ma le origini del toponimo vanno ricercate un po' più in alto, alle pendici dei Monti Tifatini, dove a 401 metri d'altezza sorge il borgo medievale di Caserta Vecchia. Casa Irta, questo è il nome originario che ben si prestava a definire un insediamento posto strategicamente in altura, le cui prime menzioni vanno ricercate nell'Historia Langobardorum Beneventanorum del benedettino Erchemperto. Nell'879 inizia ufficialmente la serie dei conti di Caserta con il longobardo Pandolfo, che offre alle popolazioni della pianura un luogo sicuro. Ma è con l'avvento dei Normanni che il centro aumenta il proprio prestigio e prende forma il progetto della cattedrale romanica. Durante il regno di Federico II, Caserta Vecchia vive un'epoca d'oro, anche grazie al matrimonio tra il conte Riccardo di Lauro e Violante, figlia naturale dell'imperatore. In questa fase il castello viene ampliato e ulteriormente fortificato con l'aggiunta del torrione cilindrico, uno dei più grandi d'Europa. La cattedrale è dedicata a San Michele Arcangelo e domina la rettangolare piazza del Vescovato con la sua austera facciata. Ha tre portali in marmo lunense che corrispondono alle tre navate interne e che contrastano fortemente con il tufo grigio lasciato a vista delle murature. A destra della facciata sorge il grande campanile gotico, databile al 1234, coronato da una cella campanaria ottagonale con quattro torrette cilindriche ai lati. Notevole la cupola che poggia su un alto tamburo decorato con tarsie policrome e archi intrecciati. Dopo numerosi rifacimenti, oggi l'interno della cattedrale presenta l'austero aspetto romanico delle origini, anche se ha perso completamente la decorazione a fresco. Tra gli elementi architettonici più interessanti, le colonne e i capitelli di spoglio provenienti da edifici romani più antichi. Interessanti anche gli elementi di arredo liturgico, come il pulpito finemente mosaicato e realizzato ricombinando elementi provenienti da due amboni più antichi. L'area del transetto rialzato conserva altre raffinate decorazioni a mosaico. Degni di nota sono poi i sarcofagi monumentali posti ai lati del transetto. Accanto all'altare che custodisce la statua di culto dell'Arcangelo realizzata in pietra del Gargano, troviamo il sarcofago monumentale del Conte dell'Arat, che richiama in pieno i canoni delle tombe a baldacchino della corte angioina. Interessante poi la lastra di copertura della tomba del Vescovo Azzone, il quale è raffigurato nell'atto di benedire una città dal profilo ben riconoscibile e identificabile anche grazie all'iscrizione Civitas Casertana.